Signorina, io voglio sperare che non vorranno deludere il mio sogno. Beh, ma sono mica robe che si fanno per favore queste qua, eh. Io sono anche vergine. Vergine. Siamo una vergine. Ma nel senso dell'oroscopo. Sergi, coglionito, sono completamente ricoglionito. Aia! Questa è per la crisi economica in cui ci vengono a darci. Io non c'è che non c'è niente di roba! Ma sono la padrona. Ci deve pensare. La risposta fra 3 giorni. Lo sapevo! Che non lo dovevo usare la ricca! Tu sei stata la colonna. Il buon augurio della casa mia. Tu odi me. Tutti odiano me. Se qualcuno le manca di rispetto, ci dici che sei fidanzata, lasci marito sette fortezze. Io voglio vedere i tuoi occhi. Orgia, famo l'orgia, ragazze assatanate, sono indiavolate, li fanno girare, mano in testa, dito in bocca, leccano le velate, senatore e madrone perdono la loro dignità, boccucce, tettine, tettine, boccucce, anini, sospiri, culetti, pancette, bacetti, nasini, inghietti, la bruzza, pianotte, carezze, giochetti, chiappette, mossette, sempre, devo dire, ho sempre avuto una gran simpatia per gli occhiali. Prima ce l'avevo di tutti i colori, verdi, gialli, rossi. Poi un certo giorno c'è stato un incontro fatale, quello con gli occhiali bianchi. Come succede negli incontri d'amore, uno non se l'aspetta quel segno del destino, però quando capita, capita. Carini, perché non... un'aria di festa, un'aria estiva, balneare, un'aria solare, pur non essendo affatto occhiali neri, ma essendo occhiali bianchi. E siccome ne avevo trovato un paio carino di questi qui normali bianchi, e cominciai a cercarli e non li trovavo. Allora andai in una fabbrica e dissi, senta, io vedo questi occhiali, ne vorrei comprare un po', quanti me ne può fare? Io pensavo 4, 5, ho detto 5.000 al minimo, 5.000, li ho comprati. In the whole history of the world, I think there have only been 2 great women directors, Leni Riefenstahl and Lina Wertmüller. Nobody else registers as high as those 2. They may have their weaknesses, but they certainly have their strengths. Io credo che i grandi della storia ci hanno avuto il carattere di Lina. Da
Attila, passando per, no? Per Castro fino a Napoleone, quel tipo di carattere e di personalità la possiamo dire che ci ha avuta anche Lina, quindi ci si nasce così. C'è una fotografia che io conservo di papà e Lina da bambini a una festa in maschera. Papà era Pierrot, con la lacrimuccia qui. Lina accanto, una zingara così, con due occhi neri così, una faccia da impunita, da puzzolente, con sto tamburello così che sfidava già il mondo, capito? Accanto a papà. Se dovessi dare un titolo a quegli anni, in una parola li chiamerei gli anni dell'avventuroso. Che cos'era l'avventuroso? L'avventuroso era un'istituzione, era il grande giornaletto di noi ragazzi. I fumetti erano fondamentali in casa, sia io che mio fratello Enrico avevamo una grandissima passione per i fumetti. Flash Gordon, Ayardo, Alex Raymond, gran disegnatore. E devo dire, talento, molto talento Raymond, perché c'era proprio delle inquadrature cinematografiche all'americana. Erano anche più cinematografici di un film. Le regine cattive erano elegantissime, erano vestite di raso, sembravano dei modelli d'alta moda. Insomma, è stato un gran conforto per la nostra infanzia, guarda. Io non pensavo di fare l'attrice. Devo dire che adesso, col senno di poi, ho sbagliato, lo potevo fare benissimo, però allora non pensavo di fare l'attrice. Casomai il regista, ora però per entrare all'Accademia di Silvio D'Amico per fare il corso di regia bisognava avere 18 anni, io non ne avevo 16 e quindi invece che andai da Sharov. Pietro Sharov era russo e praticamente era cresciuto nella scuola di Stanislavski, in Danchenko, e quindi erano le prime applicazioni che si facevano attraverso il metodo appunto Stanislavski, passando per la psicanalisi. Così negli anni della mia formazione io praticamente dividevo l'anno in due parti. Una parte era dedicata al mondo della commedia musicale, quindi Garinei Giovannini, quindi la musica, canto, i balletti, i comici. L'altra metà invece era dedicata a De Lullo, che era serissimamente un regista molto impegnato. Lui in realtà era stato attore con Visconti, ma era diventato, aveva una natura profonda, intelligente da regista. Due enormi professionisti in due generi molto diversi. Giorgio De Lullo era quello, in un certo senso, di più nuovo che succedeva nel filo della tradizione. Però anche la scuola di Carinieri deve essere stata molto importante, anche dato il lato musicale di Lina, perché Lina aveva sempre avuto una grande passione e un grande talento per la musica. Curavano meticolosamente ogni dettaglio. Lina credo che o ha imparato, non lo sappiamo, oppure ha trovato la conferma di qualche cosa che secondo me aveva sempre saputo, e cioè che proprio la leggerezza va pianificata con molta attenzione. Quindi, come dicevo, io riscontro in me stessa due filoni, due anime che convivono, quella diciamo più leggera che riguarda la commedia musicale e quella più impegnata che riguarda il teatro drammatico. Queste due anime fanno parte profondamente della mia natura, credo per sempre.
Fu grazie a Flora e Marcello Mastroianni che conobbi Federico Fellini. C'era una fila di aspiranti aiuti registi che avrebbero pagato per stare accanto a Federico e vederlo lavorare. Ebbi la grande fortuna di seguirlo nella lavorazione di 8 e mezzo. Io ero un pessimo aiuto regista, però me lo facevo perdonare perché ero simpatica. Mentre giravamo a Cinecittà, mi divertì a riprendere Federico sul set. Quello che ti colpiva nello studio di Federico era il mare, l'oceano di facce che c'era attaccato al muro. Federico avrebbe voluto avere tutte le facce del mondo per poi poterle scegliere. Non si accontentava delle comparse solite che si potevano trovare nel vivaio di Cinecittà, per cui mi mandava sempre a cercarle altrove. Una volta gli portai anche mia madre, con tutto il gruppo di amiche con cui giocava a canasta al club Liceum. Fu così che mia madre divenne parte di quel girotondo magico di personaggi che fu 8 e mezzo. Ricordo una volta stavamo venendo in tassi proprio verso Cinecittà e ci incrociamo con una macchina che andava dall'altra parte dove c'era dentro un signore e gli piacque. Allora costrinse Lina là, l'altro là, dove lo trovo? Aspetta, fammi scendere. No, ma non trovamelo, portamelo, vabbè. Io scendo là, prendo l'altro da sedi, dico, seguite quella macchina, però se tutti noi sogniamo di dire una volta nella vita. Ricordo un episodio che fa capire un regista come Fellini. Stavamo girando in un ambiente dove avevamo già girato una scena e lui ebbe l'idea di inserire una porta da cui si doveva vedere una sartina. E io gli dissi, Federico, ma guarda che noi questa scena l'abbiamo già vista, l'abbiamo inquadrata, quindi non c'era sta porta, non c'era sta stanza, che fa? Dice, senti Lina, se qualcuno si accorge che questa volta non c'era, io ho sbagliato tutto il film. Passando davanti a questa stanza dove c'era questa sarta, Mastroianni, che faceva poi Fellini nel film, butta uno sguardo e la vede e cuce e di colpo si ricorda che questa era stata una sua ragazza, si ricorda che c'era stata tutta una storia, e quindi è un attimo, è solo uno sguardo, però in quello sguardo c'era tutta una vita. Federico e Marcello non si prendevano mai troppo sul serio. Tutte e due si prendevano gioco della loro posizione di divi. Non ci credevano neanche loro. Lo spirito del gioco non si perdeva mai. Il loro modo di essere si potrebbe raccontare con l'ultima frase di 8 e mezzo. Una frase indimenticabile. La vita è una festa, viviamola insieme. Quello stesso anno di 8 e mezzo io girai poi il mio primo film, I Basilischi, e gran parte della troupe di Fellini venne a lavorare con me. Siccome ero andato a salutarlo prima di partire per questa grande avventura che era il mio primo film, lui alla fine mi disse una cosa molto luminosa. Verranno tutti da te a dirti sguardi a destra, sguardi a sinistra, le panoramiche, i fuochi, a imbottirti la testa di tutte le formule tecniche per girare. Non dar retta a nessuno. Tu racconta la tua storia come se la raccontassi agli amici al bar. E se hai talento di narratore, la racconterai bene. Se invece non c'è quel talento, non esiste tutta la tecnica del mondo che possa avere a mente.
salvarti. Raset, luminosa. A proposito, cercavo proprio a lei. A me? Avrà notato. Che parecchio che l'ho notato. E beh? Beh, signorina, io voglio sperare. Beh, insomma, che non vorrà deludere il mio sogno. Lei è un serio ragazzo, è vero? E mi piace. Però ci deve pensare. La risposta fra 3 giorni. Benissimo. A proposito... Dalla metà degli anni 50 in poi c'era stato un interesse straordinario per il Sud. In quella vivacità, che era fatta molto di ragionamenti socio-economici, politici, quindi in qualche modo robusti ma anche quasi noiosi, diciamo, arriva questo film freschissimo di Lina, che fa il ritratto di una situazione di paese ma molto, molto tipica di tutto il Sud. In un primo tempo questo film si doveva intitolare Obramov del Sud, partendo da questo concetto di Obramov come un grande sonno, il grande sonno di un popolo. Quella fu la mia prima esperienza da regista ed ho naturalmente dei ricordi bellissimi. Perché, insomma, la regia è sempre un'avventura. È un'avventura che si può vivere bene o male. Cioè, tu puoi attraverso questa tua testimonianza aggiungere qualcosa oppure non aggiungere niente. E noi aggiungemmo qualcosa, sì. Aggiungemmo una faccia del Sud che si conosceva poco. Era straordinaria la rappresentazione, sia dal punto di vista di maschilismo, sia dal punto di vista di fatalismo, sia dal punto di vista di famiglia che straripa totalmente con il suo strapotere sui figli, soprattutto sulle figlie femmine, e poi questo tentativo di una donna straordinaria di fare qualcosa, di uscire da questo sottosviluppo e il non riuscirci. Rappresentativa, il realismo e nello stesso tempo la sublimazione della realtà meridionale resta assoluta. Diciamo che in quegli anni ci fu la fortuna di avere le mani sulla città, di avere Salvatore Giuliano e di avere i Basilischi, ma erano tre tranche de vie del Sud che da soli praticamente valevano qualsiasi ricerca sociologica. Mentre in Sicilia era passato anche un grande cinema, in questa particolare zona d'Italia non era mai venuto nessuno a girare. Quindi, in qualche maniera, il paese scoprì quest'altra avventura, l'avventura di un gruppo di pazzi che si mettevano a riprendere la vita. I volti erano tutti bellissimi, perché il nostro Sud ha radici nella Magna Grecia, quindi c'erano delle facce bellissime. Appena vedevamo un viso interessante a una finestra,
subito ci precipitavamo a farlo lavorare. Capitava così che i mariti non trovassero la cena pronta e magari le mogli fossero assenti, ma non drammatizzavano, venivano anche loro sul set improvvisato. Qualcuno naturalmente se la prendeva, ma non diceva nulla, si limitava a guardarci con occhi di basilisco. Beh, il sud è chiaro che mi piace moltissimo, perché in realtà le mie radici sono nel sud. Le radici della mia famiglia vengono dal sud. E poi c'è un elemento, forse il sole, che me lo fa amare particolarmente. Me lo fa amare anche non solo nei suoi pregi, ma anche nei suoi difetti. Sì, io mi sento assolutamente una creatura del sud. Dopo il notevole successo avuto al Festival di Locarno dai Basilischi, venne assalita da un atroce dubbio, quello di essere infilata per sempre nello scaffale dei registi impegnati. A differenza di molti miei colleghi, non era il massimo delle mie aspirazioni passare la storia come un regista impegnato. Io volevo passare la storia come un regista che si era divertito. Considero il divertimento una cosa preziosa, molto più del successo. Luca Giamburrasca era il libro preferito di mia madre e quindi io l'ho trovato in casa. Ma devo dire che è proprio stato quello che si dice un amore a prima vista, perché appena ho cominciato a leggere Le avventure di Giannino Stoppani, la mia identificazione con lui è stata immediata, insomma. Perché Lina era veramente il personaggio di Giamburrasca. Non era mica facile fare Giamburrasca, bisognava trovare Giamburrasca. Era appena nata la Pavone e subito, secondo me, io sentii che era quella la strada giusta. Io non soltanto ho conosciuto la donna che mi ha dato estremamente fiducia in qualcosa dove tutti dicevano: ma tu sei matta, prendi la Pavone che parla come un registratore all'incontrario. Perché io parlavo velocemente per una questione di timidezza. Lei ha capito questa mia fragilità e allora ci ha giocato sopra. Era bella la concentrazione che aveva sempre negli occhi questa bambina, e si capiva, nasceva con una forza interiore straordinaria. Volevo che diventasse credibile ed era talmente credibile che molti ragazzini si innamoravano di Giannino Stoppani, e quando dicevano no, guarda che è una bambina che lo fa, rimanevano male. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione, ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la patria! Di Nino Rota era ogni volta un'attesa straordinaria, perché arrivava silenzioso con la sua borsa, e quando apriva la borsa tutti quanti ci avvicinavamo al pianoforte in collina per ascoltare questi gioielli che uscivano con una facilità straordinaria. Ci sono dei brani talmente belli, lei ha scritto delle parole straordinarie, Nino Rota ha scritto delle musiche da far impallidire. E io sono l'unica cantante italiana che ha cantato 35 canzoni di Nino Rota e Lina Vernulla. Ecco il 1909, che bell'anno sta per cominciar, con un sacco di scoperte nuove che ci servono meglio a cantare. Io dire le bugie no, non sta bene e non si fa, si deve dire tutta, sempre solo la verità. Tu sai capire, sai perdonarmi, sai farmi
era uno studio unico via Teolada e avevamo fatto una costruzione tipo casa di bambola dove era tutto messo su una linea e tutte le stanze erano comunicanti con le finestre da questo lato, dall'altra parte c'erano i carrelli della televisione e si poteva girare, faccia conto, 4 ore, 7 ore, perché poi tutto veniva smontato e si faceva il giornale radio oppure un'altra trasmissione. Attendevamo, poi si rismontava tutto. Quindi era un lavoro folle, triplo. Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu sei arrivato, m'hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, non so perché, non lo so perché, all'improvviso sarà perché mi hai guardato come nessuno. Capito ancora, non so come può finire quello che succederà, ma tu l'hai capito. Ho sentito parlare di Enrico Iob da Pierino Tosi. Eravamo in una sartoria e c'erano dei bozzetti di Enrico Iob. Io gli feci vedere la qualità del disegno. Erano dei disegni veramente eccezionali. Io dissi, ma questi di chi sono? E Pierino Tosi mi disse, è uno bravo, si chiama Enrico Iob. Io, sì, guarda, se non lo conosco io, non è nessuno. Dicendo una grande sciocchezza. Enrico era un mago della scenografia. Riusciva a fare delle scenografie che in sintesi davano al regista l'idea di come fare la regia di una commedia. Uno scenografo, un costumista, forse non dovrebbe essere così geniale, perché dovrebbe essere al servizio. La preoccupazione poteva essere, per chi amava lo stile di Lina, che non toccasse il gusto
divertente, divertito e popolare nel senso più nobile del termine, di Lina. Nelle grandi coppie bisogna sempre che uno sia un po' più debole dell'altro. Enrico Iobbe era un genio. Enrico Iobbe non era soltanto un bravo scenografo. Enrico Iobbe era una persona di un talento enorme, molto meno riconosciuto di quanto lo è stato, anche se poi è stato riconosciuto, ma era un grande esplosivo talento. Lina lo sapeva, però Lina forse in qualche caso è stata anche un po' vittima di questo talento, cioè Iobbe era molto grande, difficile da maneggiare. Se mai proprio vuoi trovare un punto di frizione fra i due mondi, è fra la bella popolarità di Lina nel suo linguaggio e l'altezza della sofisticatezza di Enrico. Ma quando si sono fusi questi due elementi, ovviamente, secondo me, hai avuto un momento bellissimo. Enrico era un artista molto completo, in qualche maniera tirato, per colpa mia, nel mondo così del cinema, del teatro. Da un certo punto di vista gli ha anche rallegrato la vita, ma da un altro punto di vista probabilmente gli ha fatto perdere un po' di quella tensione che è proprio dell'arte. Non so se sia stato un bene totale il nostro incontro. Certo, da un certo punto di vista è stato sicuramente un bene totale, perché ci siamo molto amati, come si suol dire, e vissero felici e contenti. La palazzina di villeggiatura era il luogo di Enrico, nella casa della sua famiglia, ed era un po' il suo rifugio, dove siamo venuti sempre, anche in compagnia di molti amici. Questa è la prima volta che ci torno da quando Enrico se n'è andato. Qui entriamo proprio in una stanza segreta. Ci sono persone che si amano in maniera istituzionale, attraverso dei ruoli, no? E dietro quei ruoli, non insinceramente, ma sinceramente, si amano per tutta una vita. E ci sono persone che mantengono una loro indipendenza caratteriale, mentale, culturale, per tutta una vita. E che mantengono un loro spazio individuale. Però il momento che succede una cosa così tragica, che resetta tutto come la morte, ti accorgi che forse uno degli aspetti più sinceri, una delle definizioni più sincere dell'amore è questa.
era la sua vera casa. È così. Nella vita ci sono dei posti speciali, non è facile raccontarli, ecco. Per me è un paradiso, rappresenta molto papà, molto. E la natura, cioè il silenzio in confronto alla città. Federico è un grandissimo disegnatore e faceva ritratti a tutti, vedi, anche a me. Io ci ho passato la mia vita qua con mio padre, anche con mamma. Ma mamma era più da città, diciamo, non molto campagnola. Non eravamo più campagnoli. Lì si festeggiava il Natale. Lo festeggiava prima di tutto Enrico. Cioè, proprio Enrico aveva l'attesa del Natale come ce l'hanno i bambini. Il 25 Enrico organizzava il concerto di Natale. Buonasera, spero che sia una buona sera. Questa sera è dedicata alla più nobile delle arti umane, la musica, e all'ultima arrivata ed equivoca, forse neppure un'arte, certamente la più chiacchierata e la più promiscua, il cinematografo. Beh, Lilli era la musica. Era un personaggio fondamentale. Tutta la palazzina, nei giorni di Natale e di Pasqua, si svegliava al suono di Lilli che suonava. Finiva in un'altra maniera, ma io lasciando vedere. Ah, beh, certo, non improvvisiamo. No, abbiamo... perché c'era... c'era un altro pezzo? Un altro pezzo. Taglio carino, da qua a qua, un po' più su, tiralo un po' più su, ecco, quello sarebbe, madonna, capito? Vabbè, allora, andiamo, pronto e posto, via, via. No, sai che noi insieme avremmo fatto 70 canzoni, no una, Credo che lei venisse alla palazzina soprattutto per l'organizzazione dei giochi. Caccia al tesoro, 2000-1995. Caccia il tesoro. Lei se ne incaricava con un senso di responsabilità, un soldato ci faceva filare, perché ci teneva moltissimo a questi giochi. Io mi chiamo Fiore, te? Com'è che ti chiami te? Ma dove è Carmelo? Ma che nome è che? È quel giorno della Madonna del Carmelo, però gli amici mi chiamano Mimì. Ti chiamano Mimì, allora dovresti chiamarti Lucia. Che c'è da ridere? Mimì metallurgico nasce in Sicilia nella storia di un operaio siciliano che viene mandato a Torino. Quando si decise di fare Mimì metallurgico ci furono un po' di tensioni all'inizio, perché affidare il film a due attori che ancora non avevano provato la loro capacità, perché erano due attori notoriamente abili, ma non necessariamente di grande chiamata, insomma. Quindi Giannini, Melato, sembrò un po' una follia. Noi partivamo dal nulla proprio, inventavamo. Allora ci avrà i baffi, ci avrà la barba, come cammina, come si muove, cose, i baffi, non ci abbiamo i baffi, mettici due striscette nere incollate così, facciamo i provini a 35 mm, andavamo a vedere, passavamo una settimana e più per creare il personaggio, per vederlo nella grande dimensione dello schermo, che non è mai la dimensione della realtà, ma è la dimensione della fantasia, del gioco, del divertimento. Il costume può fare addirittura il 70% del personaggio. Se hai un buon costumista, uno straordinario costumista come era Enrico, ma tu risolvi gran parte dei tuoi problemi. Hai bisogno sempre di pensare di meno all'espressività, perché la figura, l'immagine, che è quella più importante al cinema, arriva prepotente. Oh, te, ma sei matto, sì. Figurati se ce la faccio per favore. Ma sono mica robe che si fanno per favore queste qua, Io sono anche vergine. Vergine? Ma nel senso dell'oroscopo? No, no, carino, proprio nel senso quello giusto. E non fare quella faccia lì, perché te la tua sberle, beh. Un altro di quelli che non ci credono, questo qua. Vergine, io mi combiaccio, ma... ma scusa, ma come non mi dicesti che eri compagna, che eri anche Giorgio? Tro cosa? Ma come, accidente se dice? Tro schista, beh, allora fammi mica dire puttana, Scusa, ma io questa parola non me la sarei mai permessa. Within the context of Italian cinema, what made her unique was... really, I think...
What made her unique was her particular special angle on the commedia dell'arte tradition. Her pictures were funny and frighteningly harrowing and big and emotional, over the top and popular. And within that register, she was able to do things that nobody else was doing. Era sempre qualcosa che forzava il gioco della realtà e veniva trasformato in fantasia cinematografica. Si colloca all'interno di una scuola tutta italiana, secondo la quale il racconto cinematografico scaturisce dalla realtà. Ma lei questa realtà la ingrandisce, la esaspera. È una specie di deformazione della realtà che tocca i difetti, i vizi, le ambizioni delle persone facendole ingigantire, sicché la realtà nel grottesco si deforma, ma rivela anche se stessa. Always a carnival, always entertaining, always in constant motion, a lot of energy. And there wasn't anybody else working that way at that time. Ero, diciamo, per Lina un materiale con cui si poteva giocare molto bene. Con la fantasia di Lina, così esasperata, così forte, aveva trovato in me un alleato straordinario. Seguivo tutto quello che mi diceva. Realizzavamo anche le idee più impossibili, hai capito? Cioè, immagina la scena di Mimì Tallurgico con la donna grossa, così. E lì è tutta un'invenzione di gioco, di divertimento. Centinaia di donne e nessuno aveva questo potere che io richiedevo a quell'oggetto, che era appunto, era un culo, certo. Dopo, naturalmente, avendo avuto successo con quello, non riuscire a fare un altro. Ho fatto Fin d'amore d'anarchia. Amore d'anarchia nacque da un volumetto che io trovai dai libreria Einaudi di un certo Michele Schirru, un sardo. Era successo veramente che un anarchico, prima di compiere un attentato, avesse passato 3 giorni in un casino. Si chiamava Schirru ed era venuto a Roma per ammazzare Mussolini. Aveva paura e quindi in realtà aveva capito che lo stare nel casino lo aiutava ad avere meno paura. E il primo servizio fotografico della mia vita arrivò nelle mani di Lina Wertmüller perché stava preparando questo film, che era film d'amore e d'anarchia. Cioè, bene, io non ti posso promettere nulla, tutto si inventerà sul set per quanto riguarda voi ragazze, però devi venire comunque a fare un provino di trucco. Va bene, dissi, e così andai a fare il provino di trucco. Andammo nello studio proprio di Enrico, mi ricordo, e sembrava veramente un casino per come stavamo combinate tutte quante in quella stanza, chi si cambiava da una parte, chi dall'altra. Lina che ci truccava, perché era poi una sua abitudine fare anche questo. E quindi creavamo tutti questi effetti, cambiando anche il colore della pelle. Non ti dico che è successo con Amore Anarchia, tutte le lentiggini, 8 ore di trucco, ma insomma oggi non esiste più questo. Però il piacere proprio di entrare dentro a qualsiasi cosa,
Cioè ogni personaggio una sua dimensione, un suo modo di muoversi nello spazio di quel quadro, i colori dei vestiti, il colore che della camicia che cambia comunque il colore dei tuoi occhi, eccetera, tutto aveva una dimensione, tutto era una costruzione, direi pittorica, direi musicale, direi, insomma, il cinema in fondo è l'insieme di tanti elementi uniti insieme, no? E cosa amare che bello la e amare come sì, ti voglio bene e tu mi fai morire. Mm. Beh, mi piace assai. Per la carità, per me non c'è che fare. Mamma, sono napoletana, infatti io non ero loro, sono così provinciale. Mamma, c'è ancora da. Mamma ci d'ingola sono a paghira spirciuta lo monto. Beh, l'anarchia, sai, mi affascina, che è una specie di sogno senza speranza che ha riempito soprattutto l'altro secolo di molte vittime. Tunin non è proprio un anarchico. Non era certo animato né da una passione né da un ideale, tantomeno anarchico. Lui lo fa proprio, come dice, per sentirsi un uomo anch'io. Ci sono due battute straordinarie. Una è Tonin quando incontra la ragazzina che gli dice: ti piace, eh? Il mare, non ho mai visto il mare io. Insomma, il modo di, il tempo, il modo di raccontarlo, oppure quando dice a Mariangela: uè, ma guarda che non è che tu devi essere un anarchico per forza. E lui risponde: ma quando avrò ammazzato Mussolini mi farà anarchico anche a me. Cioè, queste intuizioni, no, che colgono più del fondo di un personaggio. Buongiorno, prostitute! Assore del monaco! Non ho mai visto un casino, non l'ho mai visto nella realtà. Entrare lì e vedere tutte noi vestite in quella maniera, e al momento in cui diceva azione e ci si muoveva tutti quanti insieme, sembrava di stare veramente in un postribolo, perché era proprio troppo vero. Ma che è stamattina tutto muscio, e a mattinate tutte ricchiune, e a mingambre, e a mebelle, e a mungene, e a nemmi, che la prima volta è sempre meglio, che si rimandate un po' per andare i zicchini. Non ci tenete le fasciste, e ghiambia! Spera, che non hai tempo a perdere, che cosa beccate? E te come ti chiami, Cicciù? Da Valeri, ma com'è che c'è il movimento stamattina? Le sono adunate dei fasci del combattimento, figurarsi. Non capisco perché quando c'è una cerimonia militare finiscono tutti a ciulare in casotto. Saranno le fanfare, ne? Con tantissime donne che in questa casa d'appuntamenti facevano tante prostitute, tutte italiane, regolarmente italiane, cosa che oggi non credo si possa più fare, e ognuna di una regione differente d'Italia, secondo Lina. Un dialetto cambia ogni 3 chilometri. Le variazioni sembrano impercettibili, ma non lo sono, ma le variazioni cambiano ogni 3 chilometri, perché è lunga e stretta l'Italia. E ripeto, fatta di tante, tante piccole regioni, ognuna delle quali profondamente però personale, avevano una grande personalità e i dialetti ne sono una prova. Al momento di andare al doppiaggio è successo patatrac terrificante, perché Lina voleva che ognuna di queste parlasse un dialetto differente, cioè ognuna parlasse un dialetto, quindi per me diventava un film in cui era come se uno parlasse serbo, l'altro indiano, non so, non era incomprensibile. Fu una cosa infernale, costò quasi di più il doppiaggio che il film. E lì incominciò un pochettino un certo tipo di tensione, purtroppo, con Lina, perché avendola un momentino lanciata,
avendola così tirata su come regista internazionale, avendola sempre seguita, improvvisamente ci fu una rottura e non abbiamo fatto il grande film di successo, cioè quello che il più grande successo di Lina, che fu Travolti, che era un film che io avrei fatto così a occhi chiusi. Giugno 1976, martedì sera. Cara Brenda, hai visto qualche film di Lina Wertmüller? Travolti da un insolito destino, per esempio. Lina, a mio parere, è preferibile come regista a qualsiasi maschio. Vedendo Travolti da un insolito destino, mi sono venuti in mente Tropico del Cancro e Sexus, umorismo e scopate a mucchi, una scorpacciata. Hollywood, con tutti i suoi divi, non può darci questo. Henry Miller. Beh, carino. In quel periodo spesso venivamo a fare qualche settimana di vacanza qui, intorno a questa bella isola. Eravamo Enrico ed io con un gruppo di amici. C'era Francesco Losi con sua moglie Giancarla, Tonino Guerra, Antonello Trombadori. Insomma, amici. Fu proprio stando qui, in questo bellissimo azzurro mare d'agosto, che mi venne l'idea. Le scene, diciamo, delle litigate politiche tra Antonello Trombadori e Giancarlo Losi ispirarono moltissimo poi quelle che mettevano nel film. Completamente rincoglionito, non dico, non si ricorda un cazzo, l'aveva già prevista la mappa nel 70, la vera. La mappa, come viene sempre garantito, lui ce l'ha Cermalaugurio. No, carino, è che c'è l'idea più chiara dei socialisti, non parliamo poi dei comunisti. Ma che cacchio c'entro di comunisti, che c'è da dire sui comunisti? I Baedeker erano una guida di viaggio dell'Ottocento. In questa guida era descritto questo pezzo di natura sarda, che è la Cala Luna, la grotta del Bue Marino. Era talmente precisa la descrizione che noi fummo attratti per andare alla ricerca di questo posto così magico, e lo trovammo effettivamente uguale a come lo avevano descritto i Baedeker tedeschi. Aiuto! Sì, aiuto! E l'aiuto, la creatina! Chi te lo aiutare? Cadena! Che aspetta! Ecco! Non smigami! Con Lina è un rapporto molto particolare. Sì, molto bello, molto importante, perché credo che... Non l'ho mai detto, mi pare. Mi fa piacere di dirlo adesso, dopo anni in cui non abbiamo lavorato insieme. Ma è indiscutibile che a Lina devo moltissimo. Devo proprio... Tanto l'avermi imposta... in un momento in cui al cinema italiano non solo non sapevano chi fossi, ma non volevano neanche sentirmi, anche dopo che mi avevano conosciuta, proprio non ne volevano sapere. E lei è stata invece molto, molto testarda e molto, devo dire, molto carina con noi, perché ha creduto nelle nostre possibilità di con noi, perché l'altra persona era Giancarlo Giannini, in un momento in cui nel cinema italiano proprio non ci volevano. E poi gli devo tanto la possibilità di farmi, di scrivermi dei personaggi molto diversi da quello che in genere si fanno nel cinema italiano, per le donne. Bacio! Bacio la mano, padrone! Bacio! On the yacht, she is on top and he is a mere servant. On the island, he becomes the boss and she becomes the slave. And not only the slave, but the slave who has to love her master. Swept Away, popular for many reasons. First and foremost, of course, it's sexy. It's very sexy. I mean, it's Giannini and
Milato, they're either they're naked or almost naked. Most of the picture they're having sex all the time, fighting, making up, all on a deserted island. I mean, diventa un rapporto uomo-donna di tipo antropologico, cioè il maschio e la femmina in una terra desolata che non offre niente, e lei li fa vedere in questa situazione primordiale, primordiale come può essere primordiale Adam ed Eva. Guarda, via, mostro! Guardi, mi arrendo! Guardi, arrendi! C'è un po' comodo, cara! Guardi, c'è anche un bucone! Aia! Questo è per la crisi economica in cui ci precipitassi, non pagare le tasse e portare i soldi alla Svizzera, te e gli altri combattieri. Lina was very much interested in what one would call gender politics, the politics of man-woman relationships. And that she took perhaps as a symbol for a larger political situation between the upper classes and the lower classes. Battle of the Sexes movie, where, you know, the personal and the political are all tied in together. So it became one of those really, it was one of those pictures you had to see because it was a provocative cultural conversation piece everywhere you went. Because Lina is who she is, it is never cold or schematic or theoretical. It's always alive. It's always practice rather than theory. It's always humanity rather than philosophy, mere philosophy. This was the period of also Last Tango in Paris, Clockwork Orange, Straw Dogs. These are movies you had to see because they were constantly being discussed. And it's also very, very funny. It's another big factor. And has a great romantic surge at the end, of course. Travolti, diciamo così, persegue un'ipotesi di un incontro al di fuori della società. Due persone che si ritrovano al di fuori dei loro ruoli sociali e come tali si possono amare. Ma appena ritornano le strutture sociali, di questo amore, l'amore fa difficoltà a esserci. Amore, ti prego, sodomizzami, sodomizzami. Ti prego, amore, sodomizzami. Ma non lo so, non me va. Sì, ti prego, amore, tu sei il mio primo vero uomo. Sodomizzami. Ma senti un po', brutta fetosa borghese, carugnona. Ma tu lo fai apposta per farmi sentire ignorante con queste parole del fece? Il primissimo piano, soprattutto di Lina, non è un primo piano normale. Non è il primo piano della realtà. L'occhio che si muove ha un ritmo diverso quando lo vedi 3 metri sullo schermo, hai capito? E lei aveva l'intuizione di suggerirtelo anche. E si metteva qui, Cioè, io parlavo per dire, e lei apri gli occhi, no, chiudili, girali di qua, girali di là. Dava il senso proprio del suono, dell'intonazione, quindi l'intenzione interna, l'immagine, la parola, erano molto costruite. Cioè, ti dava proprio la sicurezza e poi ti osservava mentre tu recitavi, non perdeva nulla. È sfocata, Lina, dai, montiamo sta scena, non me ne può fregare di meno. Mi piace questa, recita benissimo, voglio questa. Lei preferiva la girazione della sfocatura, non gli fregava niente. Poi aveva una tecnica di montaggio incredibile, cioè tutti i primi piani che facevamo erano montati insieme e venivano scartati a eliminazione, cioè me e Mariangela, a seconda di quello, prova quell'altro primo piano, eccetera. Cioè era un lavoro di una delicatezza e di una... ma soprattutto di un grande divertimento, capito? Un gioco. Cioè, il cinema è questo. Lo sapevo che non mi dovevo fidare della ricca! Perché i ricchi ti fottono sempre! Fottare industriale, che me lasci solo! Che me lasci solo! Certe battute sono rimaste poi nell'uso comune, diciamo, del nostro linguaggio, perché... mi ricordo, per esempio, che una volta un tassista a San Francisco mi riconobbe e mi chiamò buttana industriale. I film di Lina sono da una parte descrizione del presente molto precisa
e dall'altra recano in sé i germi del futuro e quindi sono profetici anch'essi. E lo sono con la nota dell'ironia, con la nota dello sberleffo. Quindi a una visione superficiale potrebbero sembrare anche soltanto, diciamo, rappresentazioni quasi vignettistiche della realtà, e invece sono profondissimi. Non ti vergogni, sfrutto solo, ma scacciato, vedoso, vediamo! Oh, poi, ma quelle ostie di calciamaglie qua, ma chi le ha inventate? Maria Goretti le ha inventate queste qua! No! Lasciami! Oddio, 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 oddio! Oddio, oddio! No! No, Mucca, Molinare, attenta! La televisione, no! No, oddio! No, attenta la televisione nuova! Attenta la televisione! In quell'attimo c'è la scelta della ragazza tra la verginità perduta e il televisore perduto. E scegli di salvare il televisore. Bene, tutto questo durerà, non so, non più di 2 o 3 minuti, ma c'è la sintesi assoluta della sociologia dei mass media, dell'avvento della modernità e del consumismo compulsivo che di lì a poco praticamente sarà chiaro a tutti. Il lire era già chiarissimo. Vabbè, Lina è una grande regista, non ce n'è da fare, e quindi per me quel film io lo tengo nel cuore, anche se non ha avuto il successo che hanno potuto avere gli altri film. Però c'è un fatto molto importante, che lì, in quel film, Lina ha rischiato tanto perché ha voluto solamente attori nuovi, attori giovani, attori di teatro che non erano conosciuti, ha voluto proprio fare una sfida a quello che era in quel momento il cinema, dove appunto si reggeva soprattutto sui grossi nomi, tra cui anche il suo, ma sui grossi nomi soprattutto di attori. Guarda là, che non è vice, fammi dice la fortuna va a bavare. E tu mi vieni a sport. Io non voglio cantare con piani, ma metti scuola. Vengo voi, che sono pure stunata. Ma che te ne vuoi? Tu strilli. Ma chi non mi dice nemmeno la parola, ma dà fastidio. E tu non ci sai rispondere. E se qualcuno ti manca di rispetto, tu ci dici che sei fidanzata a me. Queste parole te stupono. Fidanzata a Pascalino Sette Bellezze. I saw Sette Bellezze and I was blown away by it. And I told my editors at New York Magazine how wonderful it was, which they almost couldn't believe, but then they went to see it and they said, yes, you were right. John Simon era un critico cinematografico molto influente. Allora potevano essere molto influenti perché erano molto importanti i giornali, cosa che adesso non c'è più, adesso c'è il blog, è tutto molto diviso. Ma era molto influente ed era completamente indipendente, famosissimo per la sua cattiveria. Non era solo cattivo, era aggressivo, era maleducato, era violento, scriveva degli insulti spaventosi ai limiti del ricatto. Quindi quando improvvisamente John Simon, questo uomo incontentabile che sbeffeggiava tutto Hollywood, eccetera, viene folgorato da questa sconosciuta regista italiana, fu un'enorme sorpresa. And I wrote an article which was published in New York Magazine, a big article with pictures. And then the Italian press started making fun of Lina and me. Santa Lina, they were saying with irony, di New York, Santa Lina di New York. Gesù, suonano un valzer. Madonna, come un pecore, un macello. No, non, signore, non può essere. Frangè, non voglio morire. Chiaccia, campà. Mi sono ancora giovane. A mia non è stata una vita, è stata una schifezza.
A me mi sono piaciuto tante gambe, ma non ci sono riuscito mai. She always said she wanted man in disorder. But disorder to her was the opposite of the Nazis, for example, or Mussolini. It was man allowed to make mistakes, and making them, but also learning from them. And that was the notion of anarchy she had, which wasn't going around and killing people necessarily. It was allowing people to be their disorderly selves and somehow fighting their way to some kind of order that really wasn't a sort of fascist or totalitarian or communist. Deve fare presto a nascere l'uomo nuovo, l'essere civile, non quella bestia purtroppo intelligente che ha rotto l'armonia del mondo. Distrutto il sacro equilibrio antico della natura solo per massacrare tutto. L'uomo nuovo. L'uomo che sappia ritrovare l'armonia dentro di sé. Ma che vuoi dire? Mettere ordine? Ordine? No. Questi qua sono ordinatissimi. No. È l'ombre nel disordine. Questa è la unica speranza. L'uomo nel disordine. Uno dà la medaglia a Parigi della donna dell'anno e mi avevano chiesto una frase da scriverci sopra. Quando io gli ho detto l'uomo nel disordine non me l'hanno data più. She knew how to make a monologue as exciting as dialogue by A, having good writing, two, having good camera placement and movement, and somehow the enthusiasm she had for making films that she generated and could pass on to an actor. Il monologo di Pasqualino Sette Bellezze alla Capò, no? Che gli dice ah tu sei bello le cose, quando si presenta e gli dà quella ciotola da mangiare, lui fa un monologo cercando di sedurla, povero disgraziato. E lì decidemmo con Lina di fare diverse versioni di quel monologo. Cioè facciamone una tutta seria, facciamone un'altra tutta ridendo, facciamone un'altra tutta che ha dei diagrammi diversi. Poi al montaggio Lina montò un pezzo dell'uno, un pezzo dell'altro, eccetera. Ed è, se tu lo vedi, una cosa quasi impossibile. Cioè un attore non riesce a fare, a seguire una linea, perché c'hai tanti problemi, macchina da presa, fuoco, eccetera, luce, eccetera. Tu odi me. Tutti odiano me. Tu vuoi mangiare. Tua speranza da mangiare con tuo amore. Mi dispiace, signori. È vero, io qua sto morendo di fame, voi lo sapete. Ma quello che succede in tuo cuore mio, Voi, signori, non lo potete sapere. È ovvero, tutti vi odiano, eppure io mi avessi odiato, vi dovrei odiare, perché vedendo come voi non ci viste mai. E va bene. E va bene, io sono capace. Ma io sono capace perché... perché penso che tu non sei chi sei qui. Ma tu chi sei? Chi sei io veramente? Ma dimmi la verità. No, tu... tu forse, tu non sei una strega. Non sono io attore che faccio, che ho immediatamente tutte queste capacità mimetiche, ma il montaggio mi permette di poter raccontare qualcosa che forse nella vita non lo potrei raccontare con quella dinamica, ma il montaggio te lo permette. Con Lina facevamo anche queste cose, cioè significa conoscere il cinema fino in fondo. Pasqualino Sette Bellezze l'ha rimontato tutto, era tutta una storia di seguito, partendo da Napoli alla guerra. Invece è stata intercalata con flash, ricordi, eccetera, perché non c'era ritmo prima. Allora bisognava dargli un ritmo al film. I was thrown off by the pictures because of the style of composition and editing. For me was very at first it was kind of disturbing. At first couple of years I saw these films. It took me a little while to settle into it and to understand the visual language that she was creating. Nobody else was doing that at that time. It's very different from Fellini or from Antonioni or from Leone, you know, so or Bertolucci, any of this. So
This was a very special artistic vision. Era sempre una sorpresa vedere fino a che punto Lina spingeva gli attori e la situazione. Insomma, devo dire che è una delle scene più impressionanti del cinema, quella. Io voglio vedere i tuoi occhi. He knew exactly how the camera should move, and when it didn't move, how it should stand, or where it should stand. And that's something that you can't learn. You have to have that in your instincts, in your feelings. In The Lizards, her first film, it was not nearly so good as it became later. But the great thing is that the true artists learn. Well, the films are very beautiful. The lighting, framing. You remember primarily the beauty of the people, even the grotesque beauty, the way the people move, the gesture, the smiles, the crying. I remember Seven Beauties and Lover and Anarchy having a particularly strong visual beauty. Of course, she was working with great directors of photography on those pictures, Giuseppe Rotuno and Tonino Della Colli, and she had her husband, Enrico Job, doing the production design on Seven Beauties. But for me, it's the beauty of the faces and the people. Questo film si può anche leggere come un'odissea nell'orrore, nel senso che ogni momento le cose per uscire lo fanno sempre più infilare in questa specie di ragnatela, per cui invece di venirne fuori rimane sempre più invischiato. You watch him debase himself, just sink to like the lowest order, the lowest level, in order to save himself. All about saving yourself in a German concentration camp. And it's funny. And you're laughing. This was during a time when everyone was trying to depict Nazism and fascism in films, and but she went at it through humor. Quando fai un film, sai che lì dovranno ridere più o meno le cose. È proprio una matematica, è un film, no? In Italia, nelle produzioni italiane, era molto disordinato il modo di vedere il film. Le reazioni erano improvviso, non capiva perché ridono qua e perché non ridono là, che è successo? Erano più fermi, più... In America, quando, mi ricordo, la prima proiezione di Pasqualino, proprio tutte le risate, tutti i momenti erano precisi di come l'avevamo pensati noi. E lì mi sono chiesto, come mai questa differenza? Non lo so, forse perché gli americani sono più disponibili, sono più aperti, hanno meno problemi critici, insomma. Un film acre, un film anche cattivo, grottesco, che era un maleducato, che era qualcosa che il cinema americano dell'epoca non aveva, e quindi era risolutamente contro la corrente dei film allora. E quella era una Hollywood che usciva dalla crisi, che si stava riassestando, che non era ancora diventata, come sarebbe stata dopo, disinibita. I mean, those pictures, especially coming out at that time altogether, they certainly had a great effect in America and very popular. And one of them, in fact, The Seduction of Mimi, was actually remade as a Richard Pryor comedy called Which Way Is Up. But I'm not sure if they had the same kind of effect, for instance, as Eight and a Half or Blow Up or certain Bergman pictures. I mean, I think that ultimately the effect was more subtle. It was more subconscious. There was an undercurrent in American cinema that she had created, I think. Times Square, non so se Lina se lo ricorda, passeggiavamo e c'erano Pasqualino queste bellezze, c'era Travolto il solito destino, Mi metta luce, Camorra anarchia, c'era anche l'innocente. Times Square, tutti con i cartelloni e la gente di tutti che faceva la coda per andare a vedere. Dico, Lina, qua bisogna chiamare un fotografo perché nessuno al mondo ha avuto questa cosa. Dobbiamo farci una fotografia con tutti i nostri film lì sopra e la gente che fa la coda in ogni cosa. Era un momento straordinario. Non abbiamo trovato il fotografo, insomma. Comunque, la posso solo raccontare questa cosa, ma ti assicuro che è vera. Giannini, in particular, was like an instant movie star in her pictures. And Lina Wertmüller herself was like an instant sensation. And she just appeared or erupted over here in America. Lina improvvisamente diventò una grossissima star in America, ma una star vera, voglio dire, una cosa che gli italiani succede uno o due per generazione.
E Federico le fa: sai, Linetta, c'è, non so se ti sei rendi conto, ma in America c'è una tizia, tu devi stare molto attenta, perché c'è una tizia che ti rassomiglia anche, c'ha un nome simile al tuo e ha un enorme successo, non vorrei che questo potesse darti fastidio. Stavo girando a San Francisco La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia, quando arrivò una notizia sensazionale. Pasqualino Sette Bellezze era candidato a 4 premi Oscar. Il fatto di essere arrivata fino a lì costituiva un evento da Guinness. In quel momento ero la regista più famosa del mondo, con tutto il rispetto per Elvira Notari e Leni Riefenstahl. Dal successo bisogna un po' difendersi, perché guai a crederci troppo, perché è pericoloso. Credere troppo nel successo può essere una trappola mortale. Infatti io non ci ho mai creduto. Dopo Pasqualino, molti produttori vennero da me, addirittura la Warner Bros. Mi fece un contratto per fare 4 film. Uno di questi era La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena di pioggia. Raccontavamo la crisi di una coppia, insomma. E forse non è divertente raccontare la crisi di una coppia. È anche il primo film in inglese che noi recitavamo. Forse quella era la difficoltà più grossa. Sai, una cosa è fare il film nella tua lingua, nel tuo dialetto, dove ci giochi. E l'inglese forse fu una costrizione. Fu un limite. They showed the film to me and to several other people, a producer who was a nice man. And I tried very politely to suggest some problems I had with the film. And Solina said, well, what are you saying? And Giancarlo Giannini, who was also there, said, he's saying that the film is full of shit. The wonderful thing is that Lena was up early next morning and re-editing the film. But I also feel that the possibility of re-editing is greatly exaggerated. Il successo ti spinge a far meglio. Ti spinge a fare un'analisi su quanto tu puoi aver sbagliato, dove, come, perché. Quindi è più interessante del successo, sì. Il film non ebbe neanche successo al botteghino, quindi tutto quell'accaccarsi di produttori piano piano si allontanò e tutto ritornò normale come prima del grande successo. Ma andò benissimo così. Lei aveva scritto un copione bello, drammatico. Quando mio marito me l'ha detto, ci ho pensato poco, perché avevo tanta voglia di trovarmi sul set con un'amica. Fatto di sangue fu prodotto da Goffredo Lombardo. Ora, Goffredo Lombardo, oltre a essere un uomo elegantissimo, con tanto di R. Moscia, era in realtà il più grande produttore che in quel momento esiste in Italia. E soprattutto suo padre lo era stato, napoletano, era il famoso fondatore della Titanus. Il primo giorno, quando facevo i provini, c'è stato un piccolo scontro. Allora io dentro di me, abbiamo cominciato proprio bene, guarda. Voleva cambiarmi completamente il trucco, completamente. Cioè, Sofia è talmente un'icona, famosa, veramente in tutto il mondo, che sai, quando uno se la ritrova davanti, ha sempre queste 3 sovrapposizioni. Una, Loren icona, l'altra, Loren bellissima, e la terza è la Loren attrice, che poi è la più importante per me. Dopo un'ora di trucco mi guardo nello specchio e non è che mi metto paura, adesso non vogliamo esagerare, dico, però il mio viso, i miei occhi,
i miei capelli, era tutto un altro viso. Forse mi sembra strano, ma io cercavo sul suo viso un tempio greco. Perché? Perché è così. Sofia era sempre stata con queste sopracciglia, ali di gabbiano. Invece io volevo Grecia, Magna Grecia. Quindi di colpo queste ali di gabbiano diventarono un tempio greco. Poi Lina aveva un'altra cosa straordinaria, che riusciva a capire chi aveva di fronte, attore bravo, meno bravo, il difetto dell'attore. Vedeva nella personalità di un attore e la sua parte, forse anche nascosta. And I felt that she saw things in me that other people maybe not did not see. Lina ha una specie di, come dire, di prepotenza che però, tutto sommato, dato il modo in cui le cose le fa e le immagina, è giustificabile, perché se non facesse così non riuscirebbe a ottenere le cose che poi ottiene. Quindi aveva un rapporto con gli attori e sapeva come trattarli, a volte li trattava anche male, alcune, per fargli avere il meglio, hai capito? Per prendere, cogliere il meglio di quel momento dell'espressione. Deve comunque tenere presente che sali, come si può dire, su una specie di nave corsara, di cui devi far parte a rischio di essere anche, come dire, buttato in acqua. Lei comincia sempre cortesemente, ti dà la possibilità di uscirne vivo, perché comincia cortesemente. Amore, scusami amore. Voi francesi con le mani, no, le mani. Un signore. Tu devi essere, va bene? Vai, forza, vai, motore, amore. Andiamo, forza, vediamo un po' un momento. Non capisco, qua. Le dimissioni. No, che t'ho detto, amore mio? Ah, io non c'ho tempo da perdere, eh? Stammi a sentire. Le mani, no, mano, giù. Terza botta. No. Non capisco. La vedi sta mano? Che t'ho detto, li mortacci tua? Dentro al culo. E gli mette la mano sotto al culo. Questo tutto rosato. Gli veniva un po' da piangere. Me lo ricorderò tutta la vita. Olina, oh, non capisco, non comprendo. Così. La terza volta lei non dice niente. Scende dal treno, non dà manco lo stop. E cornocchino dei preti, questo, gli ha cominciato da le botte su in mezzo alla fronte, dicendo, che t'ho detto con quella mano, li mortacci tua? Allora, quando io ho visto le chiappette de pupo che facevano così a ogni cazzotto, questo che piangeva ormai, Lina, pur qua, così, e il terzo occhio indiano, come ci aveva sto rosso perfetto qua, perché a botte gli aveva dato qualcosa, io comincio a ridere, e mi giro dalla parte del muro così e comincio a ridere, perché era talmente troppo, capito? Lei viene vicino, mi tira la giacchetta e fa, non ride, stronzo, se no non ci crede nessuno. E ho capito che era un ruolo il suo, capito? Ma lei così ne ha fatte tante. Ha mandato all'ospedale il suo carissimo amico Luciano De Crescenzo con 3 punti qui sul dito. Gli ha preso il dito, capito? Che lui, allora, pure i napoletani, no, col dito. I napoletani, che è una cosa, cerca. No, il dito, amore, no, il dito no, non far dito. A terza botta gli ha preso e gli ha mozzicato. E gli ha fatto una ferita lacero contusa. Diciamo un'esperienza elettrizzante con Lina, ecco, capito? Però sempre nell'amore assoluto. Ma che è sta roba, Frankie? Non si ha, cerca di capire. Sono miliardi, Ghist. Gli ultimi. No, Frankie, dammi che la roba. Non deve entrare qua, non no. Non si ha. Non ce la voglio che la roba, non no. Non si ha, ma no, ci serve. No, Naples, we had such a good time. She took me around to people's houses and we ate there and there was always music and people singing and playing and... So we were in the culture itself. We were living right there in its culture, the culture we're making the film in. To watch Lina at work, not only with the movie, but with the culture itself, is a treat and was very helpful in
creating the right environment for the movie. She knew everything about Naples and goings-on in Naples, how to deal with people in Naples. You know, when they tried to make noise to interfere with the sound of the movie, when we were shooting on the street somewhere, she knew how to deal with the situation. Siamo state due ragazze, diciamo così, a realizzare il quoziente erotico di Harvey Keitel. E Harvey Keitel era considerato sempre un attore di supporto, ottimo attore, ma di supporto ai ruoli dei protagonisti. Fummo proprio noi, io e la Campion, da lei con lezioni di piano ed io con complicato intrigo di donne, vicoli e delitti. I've been very lucky to work with the people I've worked with, and there's a common denominator amongst these wonderful directors. There's a common humanity that they share. Their styles might be different, their experiences certainly are different, but on another level, there was a commonality amongst them all. So, Lena was one of those special, very special directors I had the privilege to work with. La Carmen è un personaggio che mi è molto caro, questo sì, non c'è dubbio. Ma non perché tutti l'hanno sempre considerata un simbolo della libertà. E io invece no, non tanto. Per me è il simbolo di una prigionia, cioè dell'amore che ti rende prigioniero. Non erano tutti concordi nella mia visione di Carmen, perché certamente questo incredibile personaggio, simbolo appunto della libertà, diventa in qualche modo una vendicatrice, una che si vendica di un tradimento d'amore. Quindi se io dovessi, come diceva Stanislavski, indicare il seme di quest'opera, non direi mai la libertà, direi l'amore. In realtà il vero appassionato di opera lirica era Enrico Iob, non molto più di me. E io mi sono accostato un po' all'opera proprio grazie a lui. Perché in realtà io non sono mai stato un appassionato personale dell'opera. Poi però, seguendo Iob, mi sono appassionato anch'io. Di carta pesta, di fondali e di scene dipinte, sono le favole, sono i drammi, le poesie, le commedie che raccontano di noi. È così, sempre stata così. La poesia, sì, la poesia di questa notte, di plenilunio, artificio di gelatine blu, la verità di una notte di carta pesta. Guareschi è stata sempre una mia personale passione, da sempre credo. In generale la letteratura, diciamo, cosiddetta
umoristica, ironica, viene sempre un po' sottovalutata. Mentre invece alle volte racconta il paese meglio di altri tipi di letteratura. Difatti Sciascia diceva che le storie di Peppone e Don Camillo erano il più bel ritratto dell'Italia che lui avesse mai letto. Ancora non era mamma e lo sarebbe diventata dopo. Con tutti questi bambini lei aveva un atteggiamento quasi da amico, da coetaneo. Lina ha un senso dell'amicizia particolare, specialissimo. Io devo dire, in 40 anni che la conosco, non la sentii mai sparlare qualcuno. Sai? Guarda che questo è raro. È il senso dell'amicizia che può avere solo un bambino, un puro. È rimasta dentro di lei un'anima di bambina indisciplinata, ecco. E c'aveva una particolare sensibilità per raccontare i bambini, perché Lina era un po' scimmiozza. Lina ha sdoganato un villaggio assolutamente inedito, perché non era più Fantozzi, non era più l'attore comico. E improvvisamente arriva un'interpretazione in cui villaggio è un altro, cioè lei riesce a plasmare anche nelle sue capacità di attore un personaggio nuovo e a toccare forse delle corde che magari lui stesso non sapeva di avere o comunque nelle quali non credeva fino in fondo. Io penso che una storia sia come una persona che ha un suo equilibrio fisico, un suo equilibrio psicologico e quindi che al quale bisogna attenersi per non tradirla. When Lina came with the script, it was a discussion about AIDS. It wasn't really a film. Basically, because it was in English, and Lina is a poet, first of all, she's Italian, and Italians tend to use more words than needed. I think, my biggest battle was with the massive dialogue that was just too much, So I helped her, make it, trim it, and then hoped that we had, a film that was watchable. Lina è accumulatrice e se si vuole anche un po' caotica in questo accumulo. Tanto, tanta roba, tante idee, una quantità di idee, le inquadrature sono sempre piene. I testi sono sempre pieni, è tutto denso. Lo dico con ammirazione, soprattutto oggi, che tanto cinema e non solo cinema si fa notare per la propria pochezza, per i pochi ingredienti che ci stanno dentro. Lina, semmai ha avuto un difetto, è un difetto per eccesso. esci dalle cose di Lina come che hai mangiato troppo, hai fatto indigestione. La mattina quando io arrivavo, mezzo insonnolita a casa sua, arrivavo verso le 11 perché le mie abitudini erano diverse da sua. Lei era già bella, arzilla e sveglia dalle 7 e stava sempre lì davanti alla sua macchina da scrivere e appena io entravo dicevo cominciamo e io dicevo vabbè cominciamo e allora lei scriveva immediatamente 3 o 4 righe, la prima frase e poi diceva e andiamo avanti. E andavamo avanti ed ero abbastanza felice di lavorare così perché Collina quando scrive le sceneggiature è meravigliosamente presente e ti aiuta in un modo incredibile. Io devo dire che quando ho lavorato alle sceneggiature con Lina l'ho soltanto ammirata, mi pareva di profittare addirittura di lei. Era capace di fare una scena straordinaria come quella dell'incontro fra Ferdinando il re e Carolina, il primo incontro erotico, quella la fece lei sola.
come se si fosse, diciamo così, appartato un attimo dal lavoro comune che facevamo, e me l'ha raccontata così come poi l'ha fatta. Faceva capire veramente molte cose, anche dal punto di vista della storia, del rapporto fra Ferdinando e Carolina. Sei la principessa Montorsi, hai capito? Ma qua, principessa! L'unico affare che ho fatto nella mia vita è stato quello di sposare a te. Ma io non lo sapevo che era un affare. Questa è Nunziata. Ma perché ci dobbiamo nascondere? Perché comunque ci sarà da affrontare uno scandalo. Io mi chiamo Montorsi. Noi l'affronteremo. Com'è la storia di Francesca Nunziata? È una storia affascinante, non è solo la storia della pasta e di una pastaia. C'è sotto una cosa molto bella, c'è la storia che riguarda tutti della nascita di un mondo industriale da un mondo artigianale e di un mondo finanziario, cioè virtuale rispetto al mondo industriale. La scena che mi ha tormentato tutto il film è la scena finale e c'è un soliloquio lì che è meraviglioso, bellissimo, che abbiamo fatto forse 2 o 3 volte perché era lungo, lungo, molte battute. E devo dire che alla fine Lina, quando la scena è terminata, aveva il cuore in gola e non poteva parlare. Io anche. C'è un'altra cosa che ti devo dire. Tu sei stata la colonna, il buon augurio della casa mia. Quando te ne sei andata, ti sei portata con te la fortuna, la salute e l'abbondanza. E la mia casa si è seccata. Quando ti sono venuto a pigliare l'orfanotrofio, per me eri soltanto un voto, una promessa da mantenere. Una scaramanzia. Se ti trattavo bene, stavano bene i figli miei, eri estraneo, ma piano piano ti ho stimata. I cassetti sono pieni di cose scritte che non sono degli appunti, ma a volte sono dei lavori anche molto ricercati, e molto raffinati e portati a conclusione. Per quanto riguarda la scrittura, la percentuale di lavori fatti è un pezzettino, una fettina di quello a cui si lavora nella vita. Ogni tanto, uno ogni 5, uno ogni 10, poi si realizza, gli altri no. The tragedy were the numerous films that people did not give it to make, and others like her, by the way. There are others like her. I think of Nick Rogue as well, and talents like that whom the financiers seem to lose confidence in, lose faith in, and they go on to younger people, if you will, and they forget about the wisdom that these people have brought to us in the cinema. 20 anni fa già dicevo: sappiate che se mi prendo un colpo me ne vado come un commensale sazio. Beh, fare film per me è sempre stato un gran divertimento. Per adesso ne ho fatti 30, ma penso sia solo l'inizio. Il segreto sarebbe di non fermarsi mai. Mai. Mai, che parola corta e terribile. Ve lo dico in piena incoscienza, come sempre, da ottimista terrorizzata. Non puoi continuare a essere al top come regista di cinema, ce ne sono pochissimi. Non è un mestiere che fa. Una volta, molti, molti anni fa, era un altro mestiere. Cioè, un regista come George Stevens in America gli davano un giorno da fare quello, un giorno da fare un altro film, un giorno un film comico, il giorno dopo il film giallo. E lui ha fatto sempre dei film meravigliosi su ordinazione. Ma quando tu devi costantemente creare la tua opera e hai avuto un grandissimo successo, le cose diventano un pochino più difficili. I must say I'm not familiar with her late films, which were never shown in this country, and maybe one or two of them I did see on DVD.
and which frankly did not impress me very much. But look, if you have made four masterpieces, which you certainly have, you are allowed to retire in comfort and glory and not add further triumphs. Thank you.